L'asciugone Palanca. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosetta. Guardi, io devo effettuare il cambio stagionale degli pneumatici. C'ho un po' di confusione, non sono tanto pratico, a cominciare dal fatto che non so esattamente le gomme che ho io, che cosa sono, capisce? Sì. Esattamente, allora ho provato a misurarlo, ho preso il calibro e ho misurato i buchettini che ci sono sopra le gomme, no? E mi sono scritto anche con una certa perizia, diciamo, tutti i risultati. Allora, la gomma davanti destra ha dei buchettini, diciamo, quelli da di sopra, no? Allora, uno è largo 2 mm e l'altro è largo 3 mm. E cioè, poi nella gomma di sinistra tendenzialmente sono tutti tra i 4 e i 5 mm, quindi vuol dire che la macchina va un po' storta, capisci? Ok. Allora, intanto per sapere che gomme c'ha lei conviene che venga direttamente qui con la macchina. Ma il problema di venire lì è che queste gomme qua sono un po' diciamo un po' usurate, non mi fido tanto a venire io, capisci? Allora se era possibile mi facevo dare un passaggio in macchina dall'amico Sergio, caricavamo dentro la macchina tutte le gomme, ce le portavo direttamente. Però poi mi sono domandato, dopo, perché questa strategia inizialmente mi sembrava una strategia intelligente, perché mio amico Sergio mi dice: guarda, già che vai, fatti fare anche la campanatura, ma se io mi porto le gomme poi chi me le monta, me? Infatti è quello lì il problema, capito? Allora non è una tanta. Ma allora scusi, le gomme che c'ha lei sai, sì, sono usurate, nel senso che si vedono le tele metalliche fuori? Diciamo, allora l'anteriore destra effettivamente ha una leggera lacerazione nella quale si intravede parzialmente un pochino di reticolo. Questo succede perché dove abito io, che sto in campagna, su, vedete un posto bellissimo, tra l'altro deve vedere la primavera, che meraviglia, che ha fatto adesso, sono tutti i fiori. Comunque cioè, andando su dalla parte, diciamo, quando vado in su, ok, c'è questo cazzo di canaletto, vedi un canaletto tutte le volte che giro e crà, mi va a finire contro questo belin di canaletto tutte le volte. C'è fianco questa lacerazione? Bianco, sul fianco. Ma questa lacerazione ha fatto perdere aria alla gomma, o ha fatto una specie di bugna? Nel senso di un rigonfiamento? Sì. Allora inizialmente vi era un rigonfiamento, poi il mio amico Sergio mi ha versato questo compressore, ci siamo messi lì e già abbiamo dato una cucita a questo buchetto che c'era. Ci siamo messi lì con quel filo, lo spago, diciamo, e abbiamo dato una cucita. Quindi adesso il buco si vede, un po' si vede anche lo spago, perché non abbiamo tagliato tanto sottile che non ci vediamo tanto da vicino. Perché io le dico, l'unico modo per fare tutto, cioè la convergenza, la campanatura, cambiare le gomme e portare più la macchina. Anche questa roba qua mi ha detto mio amico Sergio che devo fare la ricampanatura lì, non so che. Ma cos'è questa campanatura? Sì, perché tra l'altro io ho notato che vado da strade su da me, dritte non ce n'è tanto. Però ho notato che già io comunque, diciamo, ho questo problema di cervicale qua al collo, che non riesco tanto a muovere bene il braccio sinistro, e conseguentemente c'ho anche una piccola paresi dal lato sinistro del volto, quindi già, diciamo, che non sono tanto agile a fare le curve adesso. E poi ho l'impressione che la macchina comunque vada sempre tutta da una parte. Allora mio amico Sergio, che è più pratico lui, perché comunque aveva fatto il militare nel Genio Pontieri tanti anni fa, parliamo adesso, lei mi sembra un ragazzo giovane, non ci avrà neanche presente, ma non ce l'avrà presente. Comunque tanti anni fa si faceva il militare, lui ha fatto il militare nei carristi, non nei Genio Pontieri. Genio Pontieri venivo Luigi, che me l'ha raccontato un altro. Comunque, insomma, mi ha spiegato che la macchina deve andare dritta, capisci? Ma... mi ha detto che devo fare la campanatura. Sì, allora, è una roba del caffè. Lei può venire piano, tranquillamente qui. Qui non c'è pericolo, diciamo. No, basta che viene piano, viene qua e noi le vediamo tutto. Sarebbe che c'è una cliente qui. Senta, scusi, siccome io ho abbondanza di nastro isolante che mi era servito per un altro lavoro, che dovevo fissare il gazebo, che mia moglie ha fatto un casino in giardino, che ho voluto mettere il barbecue, poi non lo voleva più. E io, per siccome il gazebo ci volava via, che sono venuti questi giorni di vento, comprata una mucchia di nastri isolanti per fissare sto bene di gazebo per non farlo volare via, e poi comunque è volato via lo stesso perché è arrivato il vento, ha sradicato i paletti, se ne è andato con tutto lo scotch. Comunque, avendo questa sovrabbondanza di nastro isolante, mi chiedevo se eventualmente io do una passata sulle gomme di nastri isolanti. Non serve a niente, va benissimo così, basta che non si fa la bugna, non perdere la gomma, lei viene qui piano. Ma come faccio a sapere di che stagione sono i miei pneumatici? Viene qua, glielo diciamo noi. Ma senta, ma se io gliene porto una alla volta, vengo giù in macchina con mio amico Sergio, portiamo una gomma alla volta, gli altri contestualmente potrebbero essere dello stesso tipo. Perché le spiego? Non è detto. Perché io ho la sensazione che quelle di dietro sono un po' più piccine, capito? Cioè, adesso io non è capace. Ma hai ragione, lei non viene qui con la macchina, a prescindere dalla convergenza, non gliela posso fare. Perché la convergenza si fa sulla macchina. Ma quella roba lì della rivulcanizzazione, mi sono preso una punta, mi ha detto di dirle di rivulcanizzazione. No, si può fare sul fianco quella roba lì. Ma non sarà pericoloso venire giù da quelle stradine lì con le gomme messe in cucina. Tanto forte non ci vado, perché cosa vuole? C'è una certa età. E poi ci sono i timing che attraversano, bisogna stare attenti che c'è anche i freni che fanno un po' fischiano, come quella merda che mi ha messo giù il telefono. Fa lo stesso rumore di fischio della merda che mi ha messo giù il telefono. Ma dimmi te se devi fare andare in giro una persona anziana con la macchina cucita con lo spago. Irresponsabile di merda.
Oh, niente, non si riesce a tenere un'informazione. Questi giovani, 3000 ore davanti a TikTok, una telefonata, non sanno che cazzo dire. Taffanculo. Oh, me. Caragione.